Salve ragazzi, io sono Zero e oggi su Dragon Inquisition. Allora, in realtà non siamo su Dragon Inquisition, siamo su un vlog serio, purtroppo. Allora, vi spiegherò semplicemente come andranno le cose da ora in poi, cioè da lunedì in poi. E muovo la telecamera così. No, da lunedì in poi. Non so se l'audio si sta registrando bene. Comunque, in poche parole, visto che voi non le leggete mai le informazioni e roba varie, vi dirò semplicemente che dal lunedì, da lunedì alla domenica ci sarà un video al giorno. Di questi video al giorno ne uscirà, il lunedì uscirà Assassin's Creed Unity Dead Kings, martedì Dragon Age Inquisition, mercoledì Infamous First Light, giovedì Dragon Age Inquisition, venerdì Outlast e sabato Assassin's Creed Cina, cazzo un orso. Dicevo, sabato Assassin's Creed Cina, che non mi ricordo precisamente il nome, però diciamo che è quello il gioco, avete capito qual è il gioco. Domenica invece uscirà un vlog e un tutorial, cioè un vlog, un tutorial o un video cazzeggio. Questa volta farò uscire un vlog e un tutorial insieme. Allora, se volete sapere insomma dove ho preso questa fantastica armatura che mi vedete addosso, dovete semplicemente... porcati con la tua madre. Sto scherzando, orso. Sto scherzando, ma fanculo orso. Momento, please. Gli orsi bastardi. Ecco, ad esempio, questo è un grande orso, vedete? Per scoprire dove ho preso la mia armaturita, ecco, vi faccio vedere con questa visuale. Dovete semplicemente andare a vedere il mio tutorial che ho già messo e che andatelo a vedere perché è uscito stesso oggi. E perché credo farò uscire il vlog e il tutorial lo stesso giorno, quindi credo sia uscito oggi. In cui vi dirò semplicemente dove prendere l'armatura, come averla, insomma l'armatura del trailer, come averla, come costruirla, come farla, perché l'elmo è unico ma l'armatura no. Comunque, e vi servirà anche, come ho già detto, della pelle di orso grande. Questo non lo sapevo, però della pelle di orso grande, perché consigliata da me. E difatti la pelle di orso grande si trova qui, nelle tombe di smeraldo. Comunque, queste erano le informazioni che dovevo darvi in questo vlog. E è uscito l'orso a caso, non sapevo neanche se trovassi. Comunque, la maggior parte di trovare gli orsi di solito sono qui su questo fiumiciattolo, oppure direttamente all'inizio, dove trovare gli orsi in maggioranza, diciamo. Comunque, come vi stavo già dicendo, spero che queste informazioni vi siano servite. Se sì, mettete mi piace, condividete, commentate. E noi ci vediamo nel prossimo video, perché questo era un vlog non cazzeggio, ma un vlog serio. Anche se il mio serio diventa anche a volte un po' cazzeggio. Comunque, ci vediamo alla prossima. Bye bye.